Dicevo, romanzo medioevo, una lunga storia di contaminazioni. Storia di contaminazioni che comincia proprio con la nascita, in qualche modo, del romanzo moderno, in qualche modo, perché la visione comune sul medioevo possiamo dire che derivi da un compromesso tra quella rinascimentale e illuministica, che semplifico al massimo, quindi perdonatemi la semplificazione, è tendenzialmente molto critica sul medioevo. E quella romantica che invece lo recupera per molti versi, però lo recupera con una visione un po' sognante, un po' decadente, oltre che eroica. Quindi è una forma di medievalismo, cioè di ricostruzione narrativa del Medioevo, che nasce tra il 7 e l'800. E che nasce, io cito qui il professor Di Carpegna, che ha scritto diversi testi su questo argomento, e reinterpretando e scegliendo alcuni elementi del Medioevo, tralasciandone degli altri. E se ci pensiamo, è un processo narrativo che racconta anche Umberto Eco in alcuni dei suoi testi sulla narrazione. Il narratore, in qualche modo, sceglie cosa ricordare, cosa portare avanti, e lo fa per i suoi motivi narrativi. Chiaramente, questo può portare a interpretare in maniera parziale alcuni momenti storici. E il problema è che parte di questa narrazione sul Medioevo nasce dagli stessi medievali che, sappiamo, il Medioevo è un periodo molto lungo, verso la fine, siamo nel XIII secolo, comincia esso stesso a costruire una narrazione dei suoi primi secoli e a forti tinte fantastiche che spesso poi ritroviamo nella narrativa storica ottocentesca e soprattutto in quella fantastica. Se ci pensiamo, le camere delle case, dei palazzi del XIII secolo erano arredate con i motivi del ciclo di Artù, che era considerato materiale epico dalle tesi medievali, ma che poi è la base per molte nostre idee narrative sulla cavalleria, sulle ricerche, sulle cerche, eccetera. Io qui sono di Modena, vi ho raffigurato la porta della pescheria del Duomo di Modena, che è del secolo prima, del XII, che raffigura proprio il mito di Artù. Quindi la narrazione di se stesso che il Medioevo ha creato è stato il terreno su cui poi la narrativa ottocentesca si è spesso agganciata. Quindi su questo poi torniamo alla fine. Partiamo dal più semplice, se avete, degli istituti, che è lo Ius Primae Noctis, che io vi raffiguro qui subito con un'immagine che medievale non è, perché è il Carnevale di Ivrea, che dal 1858 ha come protagonista, tra le varie maschere, anche la Mugnaia. La Mugnaia è una donna che avrebbe approfittato proprio dello Ius Primae Noctis per uccidere il tiranno della città. In pratica, novella Giuditta viene in qualche modo costretta dal tiranno a giacere con lui e lei lo uccide, lo fa ubriacare e poi gli taglia la testa. Non sappiamo, la tradizione si riferisce a quale tiranno, i due papabili sarebbero Ranieri di Biandrate, che fu effettivamente signore di Ivrea nel XII secolo, ma che uscì vivo dalla città, cacciato da una rivolta, però vivente, morì molto dopo, e Guglielmo VII da Monferrato, anche lui signore di Ivrea, stavolta nel XIII secolo, anche lui però muore vivo, vegeto più o meno fuori dalla città. Allora, questo è un esempio che ho voluto portare come idea iniziale, perché in realtà qui, se guardiamo l'anno, siamo nel 1858, quindi siamo nel periodo risorgimentale. È abbastanza evidente quanto qui ci sia una forma di medievalismo politico di epoca risorgimentale. Cioè, la Mugnaia è in qualche modo può raffigurare in buona parte l'Italia che si libera da questi signorotti locali che hanno impedito la sua ascesa come nazione. Teniamo presente che se il romanticismo vede il Medioevo come periodo importante in cui nasce la tradizione della nazione, poi è anche vero però che nel caso dell'Italia il Risorgimento ha guardato sempre in maniera un po' con un occhio un po' particolare il Medioevo, perché è vero che magari la nazione nasce lì, però è anche vero che per l'Italia c'è anche la divisione che nasce lì rispetto all'epoca classica. Quindi non è questo il tema della giornata, però sicuramente lo Ius Primae Noctis è stato utilizzato anche in questo modo. Ma andiamo alla narrativa contemporanea, che è quella che è più interessante dal punto di vista della public history. C'è un romanzo molto bello, a mio avviso, che ho letto qualche anno fa, che è La Cattedrale del Mare di Ildefonso Falcone, sono autore spagnolo, che è ambientata a Barcellona nel XIV secolo. L'opera comincia proprio
con un signore, il conte del posto, questo Lorenz, che in virtù del diritto che come tuo signore mi spetta, si rivolge alla madre del futuro protagonista del romanzo, decide di giacere con tua moglie, appunto lo dice al marito. A questo punto, tra l'altro, comincia proprio durante le nozze, cioè un po' simile, se volete, alla scena che poi c'è in Braveheart, su cui poi tornerà il mio collega Manuel. Quindi abbiamo un innesco narrativo perfetto, cioè è un signore che è, come dire, è assolutamente prevaricatore, un diritto scandaloso, e da qui poi nascerà un figlio che avrà una certa, un tipo di importanza nella storia. Il problema però nasce quando l'autore, nella postfazione del romanzo, dove inserisce le informazioni storiche che lui ha utilizzato, afferma con certezza che in Spagna, nei territori, scusate, di Barcellona, questo diritto esisteva veramente fino al 1486, quando la sentenza arbitrale di Guadalupe di Ferdinando il Cattolico lo toglie insieme a una serie di altre balzelli a favore dei feudatari. Quindi, da come scrive l'autore, sembra assolutamente che lo ius prime noctis esistesse in quel contesto come diritto dei feudatari. In realtà, se poi andiamo a leggere la sentenza parla di una tassa che autorizzava il servo a sposarsi e a far sposare le proprie figlie. Tassa diffusa in realtà in parecchi territori dell'Europa medievale, legati alla servitù della gleba. Io mi spostavo magari da una zona all'altra, pagavo una sorta di risarcimento al signore. E la sentenza però parla anche di un rituale, che è quello che è interessante. Il signore letteralmente cammina sul corpo della donna ricevendo in cambio una pentola di mele, delle galline, comunque qualcosa in natura. Cosa racconta questa sentenza arbitrale di Guadalupe? E cosa racconta ius prime noctis raccontato così? Racconta probabilmente due aspetti, un aspetto giuridico, che è quello che vi ho detto adesso della tassa sul matrimonio, che si afferma nel X secolo e che i giuristi del Rinascimento probabilmente hanno visto come esempio come dire, della arretratezza del Medioevo. In realtà c'è un aspetto ulteriore, sacrale, che è quello che ci racconta la sentenza arbitrale. C'erano dei rituali che sono ovviamente dell'Europa antica e arcaica, non, che però probabilmente sono rimasti in zone, in aree rurali, anche per l'Europa medievale, e qui ve ne cito alcuni, c'è qualcosa in Mesopotamia, il Beltane dei Celti, per esempio, dove c'era per il Calen di Maggio lo sposalizio tra la Vergine Sacra e il guerriero, tra l'altro è legato al rito di Reartù, al mito di Reartù, perché se ci ricordiamo alcune delle versioni del mito di Reartù, lui si ha una relazione, si accoppia con Morgana senza sapere che è sua sorella proprio durante questo rituale. Quindi rituali che servivano in qualche modo a liberare la verginità femminile, che era considerata in certi contesti un tabù talmente potente che solo un signore, uno sciamano, un re o comunque un personaggio che in qualche modo avesse nel sangue blu nelle vene poteva in qualche modo liberare. Quindi in realtà lo ius prime noctis è un fake dal punto di vista storico, probabilmente nasce da questa doppia combinazione, un aspetto giuridico e un aspetto sacrale, che però ci troviamo ancora raffigurato anche grazie a una serie di, grazie o per colpa, a seconda dei punti di vista, di una serie di opere narrative. Voltaire, per esempio, lo cita, qui ho citato Oreste Enigo che fa un poema tragico in Tre Arti nel 1920, e poi viene portato fino ai giorni nostri, in cui abbiamo la narrativa che ancora lo considera come un dato assodato, quando in realtà è un falso storico. Questo non vuole dire che i signori del tempo non potessero avere volontà di prevaricare in maniera violenta alcuni diritti dei loro sottoposti, però da qui a dire che ci fosse un diritto codificato, ormai la storiografia è abbastanza convinta del fatto che questo non ci sia stato. Andiamo alla cosa invece più complessa, in realtà, che è l'Inquisizione. Parto da una chicca in realtà che è nota ormai a molti, però era divertente a nostro avviso cominciare così: la Vergine di Norimberga. In molti musei della tortura, anche contemporanea, esiste questa Vergine di Norimberga come tanti altri strumenti di tortura assolutamente fantasiosi che vengono venduti come appartenenti al Medioevo. E la Vergine di Norimberga, peraltro, è così radicata nell'immaginario collettivo mainstream che ha dato il nome addirittura agli Iron Maiden, che sono uno dei complessi heavy metal più famosi del mondo. Quindi, per darvi l'idea di quanto questa Vergine di Norimberga sia importante
importante dal punto di vista culturale, eppure è un falso. È un falso che viene costruito probabilmente alla fine del Settecento per motivi un po' turistici da questo erudito tedesco di Norimberga, appunto, che deriva forse dai mantelli della vergogna e invece quelli esistenti veramente, cioè le gogne di epoca medievale. Già nell'Ottocento erano viste, era considerata un falso, e ormai è abbastanza assodato che lo sia. Però questa visione sadica della tortura associata al Medioevo, anche quando poi magari è una costruzione successiva, noi ce la portiamo dentro in tanta narrativa, proprio cominciata da quella narrativa ottocentesca, romanzo gotico, piuttosto che poi tutti i romanzi storici, se volete anche il romanzo fantastico, su cui non parlerò oggi, però ha una componente molto fosca in certe aree, in cui sicuramente questa commedia di violenza è un elemento narrativo molto ricorrente, che si aggancia perfettamente, purtroppo, alla leggenda nera dell'Inquisizione. Io qui vi mostro un personaggio notissimo, che è l'attore Murray Abraham, che interpreta Bernardo Gui nel film dell'86 del Nome della Rosa, vi cito come Azzo, che è il protagonista del romanzo. Sapete che Il Nome della Rosa è narrato in prima persona onnisciente da Azzo, lui scrive da anziano e racconta la storia, quindi lui sa come la storia è andata veramente, e quindi è un testimone non attendibile, perché è un testimone assolutamente di parte, no? La costruzione del romanzo è fatta apposta così, no? È voluta. Azzo dice: mi colpirono i suoi occhi grigi, freddi, capaci di fissare senza espressioni, che molte volte avrei visto invece balenare di lampi equivoci, abile sia nel celare pensieri e passioni che nell'esprimerli a bella posta. È il villain della storia, Bernardo Gui, lo è nel romanzo, lo è ancora di più nel film, ci tornerà Manuele dopo, ma in realtà Bernardo Gui fu un inquisitore che su 930 sentenze comminò 42 consegne del braccio secolare, quindi tendenzialmente immaginiamo 42 condanne a morte, e utilizzò la tortura, pare, soltanto una volta nei processi di Tolosa. Ora, non bisogna giustificare l'Inquisizione o Bernardo Wister, bisogna cercare di ricollocarla nella sua funzione storica, in cui, per esempio, nel suo contesto storico, in cui, ad esempio, la tortura era usata in generale, non era usata solo dall'Inquisizione, che anzi aveva delle regole specifiche che teoricamente non si potevano superare determinati tipi di tortura, e non si poteva torturare più volte la stessa persona. Poi c'erano inquisitori come Leymerick, citato nella Cattedrale del Mare, qui invece molto ben ricostruito dall'autore, e Emeric, che sempre è appunto del XIV secolo, che lui invece era famoso per trovare escamotage, per bypassare questo divieto di utilizzare la tortura due volte sul suo soggetto. E Emeric è protagonista però soprattutto di un importante ciclo di romanzi, videogiochi e graphic novel che sono il frutto della fantasia e della grandissima capacità narrativa dell'autore bolognese Valerio Evangelisti. La particolarità dei romanzi di Emeric e di Evangelisti però sono che l'ambientazione è medievale, ma il romanzo è fantastico, fantascientifico, un po' fantasy, e di solito salta da un'epoca all'altra. È uno stile molto particolare. Il problema però è che così ben collocato dal punto di vista temporale, la parte diciamo dell'antichità, che Leymerick di Evangelisti, pur essendo un personaggio assolutamente fantastico, nell'immaginario è Leymerick reale. E un personaggio che diventa protagonista di graphic novel, di videogiochi come quello che vi mostro qui, che è Emeric e l'Inquisitore, La Peste, questo è il titolo del videogioco, e fa sì come chiunque abbia giocato a questo videogioco vede l'Inquisitore Emeric in questo modo. La costruzione di Evangelisti ovviamente è tributaria delle visioni di Inquisitore, inflessibile, torturatore, indagatore, che è anche Il Nome della Rosa, che è tipica dei romanzi settecenteschi, molto affascinati dalla componente anche sadica delle torture, degli interrogatori, eccetera, e della caccia alle streghe, che su cui torno poi nella diapositiva dopo, che è tributario, per esempio, anche dei fratelli Karamazov di Dostoevskij, che racconta, pur essendo ambientato nel XIX secolo in Russia, racconta però di un esempio anche di Inquisizione spagnola, che non è medievale, ma che nella
immaginario sicuramente si medievalizza in qualche modo, si fa di ogni erba un fascio. Il problema è che poi questo mito è un falso storico, viene in qualche modo utilizzato come metafora anche dei regimi totalitari del Novecento, tanto che in molte culture narrative l'Inquisizione assomiglia molto, anche qui passatemi la semplificazione assoluta, alla polizia politica di qualche regime del Novecento, quando invece era qualcosa di diverso, non è da giudicare in questo contesto, ma era diversa da come viene raccontata. Arrivo però al vero punto nodale. Quando un autore di romanzi storici, di romanzi in questo caso neanche storici, di romanzi fantastici, pur di ambientazione storica, cioè come evangelisti, si pone come esperto di un argomento storico, perché qui in qualche modo rompiamo la quarta parete, cioè la divisione tra chi fa storia di professione e chi non la fa. Nell'esempio specifico, Evangelisti entra in polemica nel 2010, questo è un articolo del Corriere della Sera, con una serie di storici anche importanti, tra cui Cardini, rei a suo avviso di voler riabilitare l'Inquisizione. Il casus belli era il fatto che Cardini aveva in qualche modo scritto l'introduzione alla edizione moderna del manuale di Bernardo Gui, proprio degli inquisitori, in cui aveva fatto alcuni distinguo. E Evangelisti, che invece aveva scritto un manuale sull'Inquisizione, appunto dal lato della sua esperienza di autore di romanzi, non di storico, aveva appunto tenuto a dire non possiamo abbandonare la leggenda nera dell'Inquisizione perché non possiamo riabilitarla. Cardini rispose con la sua solita verve, dicendo appunto che Evangelisti non era uno storico e poteva solo fare provocazioni. A me interessa in realtà di più in questo contesto la risposta di Del Col, che dice: la leggenda nera dell'Inquisizione va tolta di mezzo, certamente perché è sbagliato, i numeri che vi ho fatto vedere per Bernardo Gui valgono anche per altri inquisitori, ma bisogna lavorare sugli archivi per non andare poi a sostituirla con la leggenda bianca, che ovviamente è sbagliata anche quella. Facendo alcune precisazioni, per esempio che la Chiesa Cattolica non fu quella che espresse l'Inquisizione più violenta, semplicemente perché fu quella dei tribunali secolari dei paesi protestanti, quindi non più nel Medioevo, perché il tribunale secolare, il potere politico, utilizzava l'Inquisizione per controllare in qualche modo la società. L'Inquisizione, in realtà, altra cosa importante, che spesso nella narrativa è confusa, quella della lotta all'eresia è medievale, tendenzialmente, caccia alle streghe invece è successiva. Anche questo è un aspetto che va tenuto presente quando si vuole usare la narrazione per raccontare un evento storico. Stiamo proprio arrivando al punto cruciale. Abbiamo detto all'inizio, lo ripeto perché è utile a mio avviso ripeterlo, che il meccanismo che ha stravolto il Medioevo trasformandolo in un archetipo si basa sulla semplificazione estrema. Una semplificazione estrema favorita però anche dal fatto che il Medioevo stesso, epoca molto lunga, si era costruito una sua narrazione cristallizzata dei primi secoli, che in qualche modo è stata percepita da chi poi ne ha scritto dopo come il Medioevo con tutte le lettere maiuscole. Scott stesso pesca da lì, non crea un'immagine del Medioevo, ma la porta avanti, la tramanda. Ha un tale successo però che diventa quello che gli autori successivi hanno dovuto utilizzare come gold standard, diremmo oggi, per parlare del Medioevo, dimenticando una serie di anacronismi che in Scott ci sono. Però, per esempio, la cavalleria e l'idea anche del fantasy, questo non ho messo casualmente, ma volutamente, l'immagine del Signore degli Anelli, qua quando comincia la cavalcata dei eroi Rick nel film, è quella cavalleria è quella che noi abbiamo, è stata costruita dall'immaginario romantico sulla base di quello medievale che vi dicevo prima. Ma cosa possiamo fare noi? Perché io finora vi ho posto dei dubbi, ma non delle soluzioni. Allora, io, come chiunque probabilmente prova a fare public history sulla narrazione dei periodi storici al grande pubblico, è ottimista, se no faremo una cosa diversa, perché chi non ci crede ovviamente non si occupa di questo tipo di approccio. Io credo, cito Plinio il Vecchio, che diceva che nessun libro è così cattivo da non avere in sé qualcosa di buono, però bisogna evitare di utilizzare il passato come una discarica di rovine da cui prelevare solo quello che ci serve per la nostra costruzione ideologica. Quando facciamo la selezione narrativa, di narrazione, per costruire un romanzo, un film, una copione, una graphic novel, qualsiasi cosa, dobbiamo cercare di utilizzare, di essere, come dire,
di essere coerenti con il metodo storico. E qui che nasce un po' il discorso di public history. Public history non è un qualcuno che si mette semplicemente a scrivere delle storie, no, le storie deve scrivere chi le sa fare, ma deve collaborare, quindi il public history vuole collaborare con chi utilizza i mezzi di comunicazione di massa in qualche modo per costruire narrazioni che tengano conto anche del metodo storico, di tutto quello che il metodo storico produce. In questo senso il romanzo, io mi fermo al romanzo, è utilissimo come strumento per raccontare la storia al grande pubblico, perché quegli stessi strumenti narrativi, la prima persona, l'azione, il fatto di essere sul campo, di prendere il lettore e precipitarlo dentro proprio l'azione, sono utili per creare magari visioni sbagliate come quella di Bernardo Gui o di Aymeric che vi ho fatto vedere, ma possono essere utilissime anche per raccontare bene un periodo storico. Io mi immaginerei un romanzo storico scritto dal punto di vista di Bernardo Gui o di Aymeric per far vedere in base ai documenti come loro ragionavano. Magari è anche interessante dal punto di vista del successo sul pubblico e ci consente di mandare un messaggio diverso e sradicare qualche anacronismo e qualche, come dire, pregiudizio. Per fare questo però ci vuole una collaborazione tra l'autore e lo storico. L'autore deve evitare di far giudicare ai propri personaggi l'epoca in cui loro sono, nel senso che un medievale non ragiona come un contemporaneo e quindi non potrà, se un personaggio è medievale, non potrà giudicare la sua epoca con gli occhi con cui la giudichiamo noi, e questo è il primo step. Quindi anche quando noi cerchiamo di rendere l'epoca del passato in qualche modo accattivante al grande pubblico in modo da farlo immedesimare in un racconto, dobbiamo evitare però di giudicarlo con i nostri occhi, ed è questo equilibrio quello più difficile. Poi c'è un altro aspetto che rende buoni anche i libri cattivi, perdonatemi il gioco di parole. Lo studio delle falsificazioni, lo studio critico della narrativa storica è esso stesso una forma di storiografia, perché è lo studio di come un'epoca ne vede un'altra, e quindi è utile, a mio avviso, a creare lo spirito lo spirito critico, no? E la mentalità storica, che è utile in generale anche per districarsi fra le varie fake news, non solo quelle storiche, ma quelle in generale della nostra vita. Quindi anche come strumento didattico, si prova per didattica, prendere un romanzo storico fatto male e smontarlo e farlo e far capire dove sbaglia, già questo è un elemento didattico interessante, diverso magari dalla classica lezione frontale. Vi lascio, prima di farvi vedere un po' di bibliografia, con il sogno medievalista, forse per antonomasia, cioè il castello di Neuschwansteiner del XIX secolo, che sapete è il castello delle fate, che però riproduce in maniera assolutamente fantasiosa le antiche residenze feudali tedesche. Vi lascio qui un po' di bibliografia, come ovviamente alla biblioteca del Nome della Rosa sullo sfondo, e che comunque le diapo sono disponibili, quindi c'è un po' di materiale interessante se uno vuole approfondire, e lascio la parola, direi, a Emanuele, che così si aggancia e finisce. Benissimo, ci siamo. Allora, sull'onda lunga di quanto ha appena detto il collega amico Gabriele, io il titolo del mio intervento segue appunto quanto da lui già delineato sotto diversi aspetti e vuole, come da titolo, rappresentare quella che è la narrazione del Medioevo non più attraverso il romanzo, ma in chiave ancora più moderna, quindi appunto sul grande schermo, perciò i film, e quindi stiamo parlando dell'epoca, diciamo l'ultimo secolo, insomma, a partire dal Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri. Infatti l'ho scritto, per chi avrà il piacere e la voglia di leggerlo, è un percorso cronologico che parte in realtà dal film che vedete a sinistra, che è Ivano degli anni 50, per l'esattezza del 52, fino ad arrivare a il fantasy del Signore degli Anelli, parlando appunto della trilogia di Tolkien, che ha avuto un vastissimo successo di pubblico. Ovviamente il tempo è quello che è, quindi vorrei concentrarmi, come ha detto Gabriele, su quelli che ci sono apparsi i temi più interessanti da affrontare. Facendo però prima una breve introduzione,
in cui vorrei porre l'accento prima di tutto su quanto di fatto l'interazione, l'intervento del mito, della leggenda e del fantasy stesso, parlando del Signore degli Anelli, nei film abbiano di fatto creato un nuovo immaginario collettivo data la vasta fruizione dei film, di questi film, appunto a partire dal Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri. Inoltre, come già Gabriele ha puntualmente discusso, affronteremo nello specifico lo Ius Primae Noctis e l'Inquisizione, che sono di fatto, possono essere definite due inesattezze storiche legate a un concetto di spettacolarizzazione che secondo me, adesso lo vedremo insieme, è estremamente rilevante nella cinematografia. Infine, vorrei riflettere sul fatto se questo tipo di rappresentazione, questo tipo di narrazione sia davvero del tutto da demonizzare o, come alcuni di voi hanno già accennato anche prima nel nostro intervento, poi ripreso anche da Gabriele, si discuteva prima appunto di didattica, non sia forse anche possibilmente una leva per favorire l'apprendimento. Come obiettivo sicuramente, e torno alla spettacolarizzazione, vorrei parlare proprio del fatto di come la rappresentazione del mito, della leggenda e del fantasy sul grande schermo garantisca una spettacolarizzazione tale che permetta un diffondersi su vasta scala, ovviamente, ha permesso un diffondersi su vasta scala di una visione del Medioevo tra virgolette nuova, perché poi di fatto di nuova non si tratta, perché come Gabriele giustamente ha detto, si tratta di tematiche che ricorrono, che risalgono poi all'Ottocento e a questo alone romantico, questa rilettura di chiave romantica del Medioevo, che però purtroppo hanno dato di fatto al grande pubblico una nuova dimensione di quello che poteva essere la rappresentazione del Medioevo. Purtroppo non sempre in linea con la verità storica. Mi concentrerò su due forme concrete appunto di spettacolarizzazione, l'abbiamo detto prima, lo Ius Primae Noctis, che di fatto, come citato da Gabriele nel film di Falcones, ma in realtà per chi ha visto il film Braveheart, Cuore impavido, che è un film del 95 di Mel Gibson, che vedete qua raffigurato, le vicende dell'eroe scozzese partono proprio da questo evento, poi lo vedremo insieme. L'Inquisizione, chiaramente, citando il film invece dell'86, che è precedente, del Nome della Rosa, già citato anche da Gabriele. Infine, vorrei porre l'accento sul fatto che l'utilizzo del film e di conseguenza della rappresentazione visiva, quindi la potenza dell'immagine, possa essere un ottimo strumento educativo. Non soltanto di vasta divulgazione, ma anche e soprattutto in ambito scolastico, se utilizzato in modo corretto. Entrando nello specifico, con ordine, diciamo, sicuramente possiamo dire che quello che è il mito, la leggenda, ha da sempre catturato, può dire da che tempo è tempo, ha sempre catturato l'attenzione di chi ascoltava, perché di fatto era il tramandare questi miti e leggende era fatto oralmente. Quindi, per il fascino che avevano, legato agli aloni di mistero e al fantastico, sicuramente erano degli strumenti che catturavano molto l'attenzione dei fruitori. Ma questi stessi strumenti, quindi il mito, la leggenda, i connotati che essi hanno, o il fantasy, come qui si vede Gandalf, la figura di Gandalf nel Signore degli Anelli, sicuramente danno una garanzia di spettacolarità e spettacolarizzazione nei film. Ma perché? Perché riescono di fatto, attraverso una rappresentazione per l'appunto spettacolare, riescono a coinvolgere tantissimo lo spettatore, calandolo a tutti gli effetti nella realtà della pellicola. Questo fascino è lo stesso, a mio modo di vedere, di quello del racconto leggendario mitico, però in realtà è estremamente potenziato dall'utilizzo dell'immagine, quindi dalla rappresentazione, in questo caso cinematografica, che poi si potrebbe fare un analogo trasposto pensando appunto alle più moderne serie TV, però insomma, se vogliamo soffermarci sui film, come è stato il tema del mio scritto, l'uso dell'immagine nelle sale cinematografiche ha potenziato indefinitamente, questo fascino. Sicuramente però favorire la spettacolarizzazione e appunto attraverso la rappresentazione cinematografica di fatto ha consegnato allo spettatore una visione
poco concreta e poco reale di quello che poteva, molto stereotipata, possiamo dire, di quello che poteva essere l'epoca medievale. E molto spesso, ahimè, come ho detto prima, storicamente errata. Basti pensare, appunto, tornando all'esempio del film di cui avete visto la locandina in apertura, quindi Ivan del 52, come le armi utilizzate, le armature, la stessa scena che è molto bella della giostra, sono di fatto delle rappresentazioni che sicuramente bellissime, visivamente accattivanti, che però riguardano appunto armi e armature di un periodo di 2 secoli successivo a quello di quando viene narrata effettivamente la storia. Quindi, diciamo, appunto, questo di fatto cosa voglio dire? Che porta alla nascita nell'immaginario collettivo, legato per lo più appunto alla grande diffusione che c'è stato del cinema prima della televisione, poi ancora adesso di altri strumenti più decisamente più moderni, di fatto di un vero e proprio immaginario collettivo riferito al Medioevo. Un immaginario collettivo purtroppo non proprio sempre storicamente in linea con quello che è appunto la sua corretta rappresentazione. Scendendo più nello specifico, nel concreto, analizzo le due realtà già diciamo snocciolate da Gabriele poco fa, parlando innanzitutto dello Ius Primae Noctis. Allora, per chi ha visto il film Braveheart, che è veramente l'incipit davvero in analogia con il romanzo di Falcones, sviluppa tutte le vicende dell'eroe scozzese William Wallace, proprio a partire dal fatto che diciamo, la prima ribellione parte proprio dalla necessità del protagonista di sposare la sua amata in segreto per, cito parole sue del film, non doverla dividere con un lord inglese. Proprio perché c'è questa scena incredibile, molto di fatto evocativa, in cui si vedono due contadini che si stanno sposando, c'è la festa, quindi sono tutti felici e partecipano a questa festa. Arriva il Signore delle Terre e porta con sé, con un volto ovviamente truce, che è quasi a voler incarnare appunto villain per eccellenza, e di fatto porta via la fanciulla perché esercita il suo diritto di giacere con lei. Di conseguenza, Wallace decide di sposare in segreto la sua amata, ma questo non impedirà il fatto poi di portare all'uccisione anche molto cruenta di quella che è la fanciulla che ha sposato in segreto, e questo episodio fa montare la rabbia del protagonista, e di conseguenza da lì si pa parte poi tutta la vicenda della rivolta per l'indipendenza della Scozia. In realtà è un pretesto, giustamente, no, per fare che cosa? Per calare, perché le scene, per chi ha visto il film, sono eclatanti. Di fatto permette di entrare incredibilmente in empatia con il protagonista e quindi cala lo spettatore di fatto nella dimensione di quello che poteva essere la visione del protagonista in quel momento. Quindi è talmente accattivante che lo butta proprio all'interno del film, no? E di certo questo incipit, questo inizio, che sicuramente è utilissimo ad accattivare lo spettatore, diciamo che è un primo step, un primo errore storico, se vogliamo, come già detto da Gabriele, ma come lo stesso Barbero ha più volte affrontato come tema, cercando appunto di smentire il concetto di Ius Primae Noctis, ma è solo l'inizio di un colossal che veramente sotto tanti aspetti, per quanto riguarda la ricostruzione storica, presta il fianco alla critica. Basti immaginare la battaglia di Stirling, che è qui rappresentata da questa immagine, che appunto non ha avuto, per chi avesse la curiosità di andarla a vedere, non ha avuto nulla a che vedere con una battaglia campale, invece per come è stata rappresentata, così è. Mi piace citare Beccantini, che è un critico che ha scritto secondo me, un'interessante recensione su questo film, su Braveheart, che secondo me in una frase riesce a di fatto condensare il pensiero
che io condivido assolutamente. Ve la leggo perché penso davvero che sia utile. La storia, con la S maiuscola, non è leggenda e Breivart è più una rievocazione della retorica celebrativa e trionfalistica piuttosto che una ricerca di fonti ed esercizio storiografico. Questo proprio a voler dire che, sì, per carità, il film è bello, può avere tutte determinate caratteristiche che possono definirlo un colossal, però diciamo che, appunto, da un punto di vista storico, qualcosa che non va, ce l'ha. L'Inquisizione è un altro tema che sicuramente è caldo in una rappresentazione spettacolare cinematografica e non solo del Medioevo, perché nel classico Medioevo a tinte tetre non si può fare a meno di parlare di Inquisizione. Come ha detto Gabriele, ne ha già parlato approfonditamente, quindi non voglio poi ripetere cose per rubare tempo, insomma, all'esposizione, però di inesattezze storiche o errori legati all'Inquisizione e all'epoca medievale, non solo diciamo, la cultura letteraria, ma anche quella cinematografica ne è piena. Il fatto è che sicuramente la rappresentazione dell'Inquisizione evoca facilmente scenari cupi e spesso appunto sconfinanti con l'occulto, il sadismo, come diceva Gabriele giustamente, e contribuiscono a dare quella visione di Medioevo conosciuta come secoli bui. Poi adesso non voglio entrare nello specifico perché della rappresentazione come secoli bui se ne potrebbe parlare moltissimo, però non è questo il giorno in cui è corretto affrontare questo tema. Di fatto però, a proposito dell'Inquisizione, non si può non parlare della figura dell'inquisitore Bernardo Gui nel film Il nome della rosa, tratto dal romanzo di Eco, dell'86, come ha detto giustamente Gabriele, che lo potete vedere qui in questa immagine che è altrettanto evocativa, tanto quanto quella che aveva messo Gabriele nella sua presentazione, che è un inquisitore arcigno, per chi ha visto il film, determinato al limite dell'ottuso, che di fatto incarna questa figura del villain per eccellenza, un sadico torturatore, malvagio e cattivo a tutto tondo, che di fatto fa sì che lo stesso spettatore, come dicevo prima, no, legato al concetto di spettacolarizzazione dello Ius Primae Noctis, sicuramente canalizza le sue emozioni, perché è ovvio che una figura come quella dell'inquisitore Bernardo Gui suscita empatia per chi di fatto si trova a doverne soffrire, diciamo, le angherie, mettiamola così. Tuttavia, è di fatto un veicolo troppo facile di false interpretazioni storiche, perché, come abbiamo visto, appunto, in realtà è come Gabriele già accennato, l'Inquisizione non sempre, non necessariamente deve essere stereotipata come di fatto è stata. Per concludere, arrivando alle conclusioni, quello che io ritengo è che mi sento di dire è che sicuramente il mezzo audiovisivo, quindi il grande schermo, il piccolo schermo in questo caso, perché poi al giorno d'oggi si parla per lo più di serie TV, è certamente riconosciuto un ottimo mezzo per catturare l'attenzione, a maggior ragione per le persone più giovani. Quello che io vorrei è che si potesse pensare che facendo leva sulle spettacolarizzazioni di queste rappresentazioni sia possibile condurre in allievo il fruitore, indipendentemente dal fatto che possa essere in ambito scolastico o meno, nel cuore del tema da insegnare, destando di fatto la sua curiosità, perché è ovvio che certe tematiche non si può fare a meno di pensare, si pensi anche io, ho parlato di Excalibur per chi avrà il piacere di leggere il mio scritto, ed è chiaro che la spada del potere è ovvio che desta o la magia di Merlino o la stregoneria di Morgana destano estrema curiosità. Ma il punto è che partendo, oltre a poterci condurre appunto nell'epoca o nel contesto, nel cuore del tema da insegnare, si può partire, come diceva Gabriele, come di fatto in maniera che condivido molto, lui ha evidenziato, si può mostrare questi errori, queste inesattezze storiche per cercare di costruire quella che secondo me manca molto al giorno d'oggi, soprattutto nelle fasce più giovani, la consapevolezza informata di quello di cui si sta parlando. Più che altro perché purtroppo
Nella giungla del web ci sono tante inesattezze, tante false credenze nelle quali si può cadere, ma è corretto da parte di chi invece ha degli strumenti per poter dare la corretta interpretazione delle cose, fornirli agli altri. E secondo me utilizzare il film e la pellicola, che appunto ha questi connotati che possono attirare moltissimo il fruitore, si può partire da qui per poter dare uno strumento di corretta interpretazione alla realtà anche a chi di fatto non ne ha. Infine, mi piacerebbe anche che si riflettesse su questo, perché oggi appunto parliamo, è un festival, un festival, perdonatemi, è un convegno a tema medioevo, ma non si tratta solo di parlare necessariamente di storia o di medioevo in senso stretto. Il tipo di ragionamento che io propongo in realtà in chiave educativa si può applicare anche ad altre materie, ad esempio, come vedete da questa immagine, alla fisica nel film Interstellar, che è un film tra l'altro bellissimo che vi consiglio di vedere se non l'avete visto, secondo me. E di fatto è un buon punto di partenza per affrontare anche queste tematiche in chiave appunto legate magari alla fisica o alla matematica. Secondo me è un ottimo terreno aperto di discussione, come di fatto poi si è manifestato anche negli interventi prima del nostro. E secondo me è un modo interessante appunto per cercare di trasmettere la cultura in ogni ambito, a partire ovviamente da quello scolastico, perché poi è da lì che si forma, secondo me, quello che poi è la coscienza di quelle che saranno poi le persone adulte. Quindi in ambito scolastico, che possa essere chiaramente non una scuola primaria, perché ovviamente queste sono tematiche più grandi da affrontare, ma sicuramente in una scuola secondaria. Vi lascio anch'io due note di bibliografia, le trovate anche nello scritto e vi ringrazio per l'attenzione.